How are you feeling after that big trip? A little jet lag? Yeah, a little. I mean, can't complain, though. Look, I just wanted to say maybe I could have shown you a little bit more respect in the past. You obviously proved in Japan that you deserve it. Hey, don't worry about it. I know you got the whole rookie treatment when you first got to WWE, too. I definitely did. Maybe I was just doing the same thing to you without even thinking about it. We're cool now, though, right? I don't know why John Cena is here, but I do know that Buzz will be in action coming up next on SmackDown Live. Singles action is up next. You're not going to want to miss this. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su quest'altro episodio della serie della carriera di WWE 2K19. Abbiamo appena visto il segmento iniziale dove c'era AJ Styles e John Cena che ci parlavano del loro inizio, soprattutto AJ Styles ha parlato ovviamente, ci parlava del suo inizio, di come veniva trattato all'inizio e di come ha dovuto fare la gavetta iniziale per procedere e diciamo che si è andata a creare una specie di alleanza tra noi e AJ Styles. Poi John Cena ci ha guardato malissimo, forse era solo per farsi notare, ma comunque andiamo al match. Questa sera affronteremo Adam English per un match normale, un match singolo credo appunto. Andiamo direttamente al match a questo punto, tanto non credo che ci facciano vedere. Infatti questo è l'ingresso di Adam English, ma non credo che succederà qualcosa. Questa è la sua classica entrata, ma comunque la possiamo saltare e andare direttamente al match. Vediamo cosa ci dicono di fare adesso, perché dopo tutto quello che è successo la settimana scorsa, dove abbiamo appunto rubato la vittoria del gestario, vi ricordo che lui ha fatto una mossa dalle corde da fuori ring e noi l'abbiamo subito buttato al di fuori del ring e abbiamo appunto vinto il match, quindi gli abbiamo rubato la vittoria ai danni di Nakamura. In questo caso poi lui si è congratulato con noi ovviamente, ma comunque non ha fatto nient'altro, diciamo. Ok, allora il nostro obiettivo per questo match appunto è solo quello di vincere, non abbiamo nient'altro da fare, diciamo. Dobbiamo solo vincere o con uno schienamento o con una sottomissione classica, appunto quella che siamo abituati come in ogni match normale della WWE, diciamo. Allora, siamo a buon punto del match, diciamo. Speriamo che anche questa mossa vada a buon fine. Ok, andrà a buon fine. Stiamo anche per ottenere un contrattacco, come vedete in basso a sinistra. Poi noi ne otterremo un altro ancora appena subiremo un po' di danno, perché ovviamente questi payback, che sono nella parte bassa dove ci sono gli indicatori dei vari lottatori, soprattutto quello che vedete là sotto in colorazione gialla e in colorazione rossa, si ottengono solo quando si subiscono dei danni. Quindi non credo proprio. Ah, me l'ha fermato lui, va bene. Quindi adesso possiamo ottenere l'altro. Ma no, abbiamo ottenuto l'altro contrattacco, così che possiamo fare intanto una bella mossa speciale fuori, sempre se se la fa fare, se l'è fatta fare, va bene. Poi possiamo fare che lo mandiamo dentro al ring, visto che non ci sono le stellette in ogni match. Di solito ci sono sempre le stelle che ti dicono quanto bello è stato il match, quanto bello è stato il match o altro. Guarda, ha preso un'arma. Oh, mi sta contrattaccando anche. Oh, che è successo? Sto dicendo, in questo match non ci sono le stellette, quindi possiamo finire quando vogliamo, quindi non ci sono problemi quando possiamo andare a far finire il match. Io vi ricordo che ho una mossa finale appena avrei la possibilità di farla. Perfetto, potremmo farla anche adesso, la facciamo adesso. E mentre siamo vicino alle corde vorrei vedere, no, non me lo fa fare. Di solito ho messo anche l'abilità dello schienamento sleale, cioè quella di mettere i piedi sopra le corde, ma comunque non me la fa fatta fare.
Allora ragazzi, questo l'abbiamo vinto anche. E adesso vediamo cosa succede. Vediamo se c'è la rivincita di AJ Styles in qualsiasi modo o meno. Intanto già che c'è questo caricamento, già qualcosa mi dice che succederà qualcosa, sicuramente. Perché di solito dopo che tu vinci un match ti fanno vedere... No? Non ti fanno vedere niente? E infatti, eccolo, è proprio John Cena. Sta arrivando proprio John Cena, vediamo cosa vuole. Spero che abbia un microfono in mano per dirci qualcosa. Adesso sappiamo... Okay. È possibile che Cena non apprezzi il Drama King, ma credo che sia qui soprattutto per dare un'occhiata da vicino allo superstar nel momento di SmackDown Live Buzz. Vediamo cosa vuole. Allora, non ci sta attaccando, sta prendendo un microfono, quindi sarebbe bello una formare una squadra, formare un team insieme. Sarebbe molto bella come cosa, soprattutto con John Cena, ragazzi. Allora, vediamo cosa ci dice. Non sono qui per fare a botte. Che voce hai, John Cena? Sono qui perché il tuo buzz marketing funziona. Non perderti questo tizio, sta facendo faville tra gli indipendenti. Vabbè, comunque, ci sta dicendo che sta funzionando come ci stiamo comportando, letteralmente. Ha vinto il titolo degli Stati Uniti e ha lanciato una sfida aperta a chiunque. Chissà da chi avrà preso l'idea. Ok, vabbè, sto dicendo che siamo andati in Giappone, abbiamo vinto contro Nakamura e AJ Styles al Dome per giunta. In molti si lasceranno impressione da tutto questo, ma non io. Insieme, comunque tu hai una voce che non è la tua. Sei stato doppiato da un altro. Sono nel business da un po', non so quante volte mi è capitato di sentire di imprese del genere. Solo per scoprire che il protagonista non era assolutamente all'altezza delle aspettative. Sono qui perché voglio sapere se tu sei all'altezza, Buzz. Possiamo rispondere? Sì, abbiamo il microfono. Allora, Cena deve dimostrare di essere ancora all'altezza, oppure vuole affrontare Cena per dimostrare di essere all'altezza. Allora, quindi, in poche parole dobbiamo dire che se Cena deve dimostrare di essere ancora all'altezza... in quale italiano è scritto questa cosa? Scegli la tua risposta. Cena deve dimostrare di essere ancora all'altezza. Quindi noi gli stiamo dicendo: davvero tu pensi di essere alla mia altezza? Oppure vuole affrontare Cena per dimostrare di essere all'altezza? Sì, io vorrei affrontare John Cena per dimostrare di essere all'altezza. Ti sembrerò arrogante, ma credo di essere estremamente all'altezza della mia fama. Non preoccuparti, non sei arrogante. La sicurezza in sé è fondamentale. Se davvero vuoi scoprire se sono all'altezza, ti propongo un match uno contro uno a SummerSlam. Mi sembra il modo migliore per risolvere questa impasse. Bellissimo. Sarebbe un match fantastico, sì. Accetta questo match, per favore. Stai annoiando. Ci sto, perfetto. Ragazzi, abbiamo il match contro John Cena a SummerSlam. Se qualcuno che sa cosa voglia dire riscuotere successo immediato nella WWE, sono io. Ancora siamo a SmackDown, ragazzi. Non per nulla sono stato il più giovane detentore del titolo dei pesi massimi a soli 24 anni. A differenza tua, però, non mi sono affidato a trucchetti da 4 soldi, video virali e interferenze negli short per diventare il migliore. Ovviamente ce l'ha contro di noi, quindi credo che avremo un match contro di lui, sicuro. Al giorno d'oggi, fare le cose nel modo giusto non è ricompensato come dovrebbe. No, oggi basta fare un po' di scena tra gli indipendenti e vincere un paio di match a Raw e SmackDown. Per vedere se è servito un match nel main event su un piatto del genere. Non ne posso più. I should be facing John Cena at SummerSlam, not you. That is my spot. Ok, ha detto che in poche parole dovrebbe esserci lui al posto nostro
e siamo entrati noi. Look, I can give you an entire list of reasons why I'm facing John Cena at SummerSlam. But instead, mi limiterò a spiegarti perché tu non sei stato neanche considerato. Perché di match come i tuoi ne abbiamo viste decine. Il WWE Universe merita qualcosa di mai visto prima. Non Cena contro Orton, episodio 589. And since we have unfinished business after you cost me the US title. Ok, come avevo detto ragazzi, visto che abbiamo ancora un conto in sospeso per il titolo degli Stati Uniti, che ne dici di dare a pubblico questo divertimento nuovo? Io contro di te qui ed ora. E io cosa ci guadagno? Beh, potremmo giocarci il titolo del posto, appunto. Una questione per dimostrare che avevi ragione sul mio conto. E infatti. Ho un'idea migliore, se vinco sarò io ad affrontare Cena a SummerSlam. Do you want to shut up all the critics and earn your big main event opportunity? Or do you want another head? Beh, ragazzi, ovviamente andrebbe accettata questa sfida. To prove to you and everyone else that I've earned everything I've ever gotten. I'll put my spot in the SummerSlam match on the line. That's great. Okay, quindi I look forward to taking it from you by giving the WWE Universe something. Okay, quindi ragazzi, abbiamo accettato questo match. In poche parole, andremo a fare un match contro Randy Orton per il match, per un posto nel match contro John Cena a SummerSlam. Da quello che ho capito dovrebbe essere adesso il match, quindi possiamo completamente andare direttamente al match e vedere come va questo match, sperando di poter vincere. Ok, sì, è partito direttamente subito. Ok, possiamo anche sperare di vincere. Il pubblico è tutto dalla sua parte, perché lo tifano molto. Ovviamente una superstar di altissimo livello, ma comunque noi ce la facciamo, ce la dobbiamo fare. Come obiettivo ragazzi abbiamo quello di portare la salute di Randy Orton sul rosso all'interno del ring. Sarà una cosa complicata perché ovviamente non è un'impresa da niente, ma comunque ce la si fa. Adesso io vorrei un po' anche andare fuori, perché fuori è sempre il posto dove non andiamo quasi mai. Vi ricordo che ci stiamo giocando il match contro John Cena a SummerSlam, quindi chi vince va contro di lui a SummerSlam. Da quello che ho capito anche per un titolo, credo. Però non ci hanno detto più niente, quindi non so se davvero sarà per un titolo o meno. Ok, abbiamo tirato lui là sotto, possiamo anche fare qualche insulto così per recuperare un po'. Basta, basta. Ok. Hanno aggiunto anche dei contrattacchi nuovi, me ne sto rendendo dopo aver fatto diversi match anche fuori dai video, perché hanno aggiunto molti più contrattacchi nuovi, cioè animazioni per quanto riguarda il contrattacco delle prese. Quindi in questo capitolo hanno davvero aggiunto moltissimo di nuovo. Hanno aggiunto anche la modalità teste grandi, credo che vi farò anche un video apposta per quello là. Credo che vi farò una Royal Rumble o qualcosa così per vedere cosa viene fuori. Ragazzi, a quanto pare Randy Orton ha avuto anche la nostra stessa idea, cioè quella di fare qualche presa fuori dal ring per far più male. Se guardate in basso abbiamo quasi lo stesso danno per quanto riguarda la salute, quindi ce la stiamo vedendo brutto ovviamente, ma non gliela dobbiamo dare vinta, dobbiamo vincere noi. Anche se credo
anche se credo, ok, qua ci siamo vista abbastanza brutta, anche se credo, vi dicevo che questo match contro John Cena mi è sembrato troppo facile da ottenere. Credo che sia un match che alla fine diventi un match a tre, come, che, come quella di AJ Styles e di Nakamura. Mi è sembrato troppo facile da ottenere, troppo semplice. Allora, vediamo, vediamo cosa succede. Abbiamo portato la salute di Randy Orton sul rosso. C'è Triple H con un martello. AJ Styles. AJ Styles sta picchiando Triple H. No, dai. Ok. Madonna, quante cose che hanno aggiunto. Quante cose che hanno aggiunto. Orton looking for something big. Uh-oh. Ragazzi, qua ce la stiamo vedendo male. Forse dobbiamo rifare il match, perché questa è la sua mossa speciale. Quindi adesso ci farà un archeo sicuro. Ok, non dobbiamo permettergli di fare una un archeo. Vediamo se mi fa fare la mossa finale. L'obiettivo è quello di vincere, non me l'ha fatta fare. Mannaggia. Allora, l'obiettivo è quello di vincere il match con uno schieramento e una sottomissione. Andiamo fuori e recuperiamo un po'. E recuperiamo un po'. Lui ha ancora un RKO pronta, che se ce la fa finisce il match sicuro. Vediamo se riusciamo a finire il match anche senza una mossa finale. No. The Viper just will not die here tonight. È difficile questo match, è difficile. Vediamo se adesso ce la facciamo. No, ha ottenuto anche una mossa speciale, quindi siamo un po' nei problemi adesso. Questa è la sua altra mossa speciale. Sono i calci dati in tutti e quattro gli arti, compresa la testa ovviamente. Avevo paura ci facesse l'RKO, ma non ce la sta facendo l'RKO. Lo stiamo contrattaccando bene però, dai. Ok. Non possiamo più contrattaccare al momento, ragazzi. Quindi ho paura che proprio perderemo questo match. E dovremmo fare tutto il match da capo, sicuro. Allora ragazzi, la situazione è quella che noi abbiamo una mossa finale e cerchiamo di farla adesso. Lui invece ha due mosse finali ed è strana questa situazione. Cioè, se l'è fatta fare. Andiamo subito con lo schienamento. Quindi vediamo. Uno, due. E abbiamo vinto anche questa. Affronteremo John Cena a SummerSlam in un match che darà finalmente del filo da torcere a John Cena. Vediamo se possiamo far vedere a John Cena che siamo alla sua altezza. Ragazzi, io direi che con questa vittoria è tutto. Vi ringrazio per la visione, vi ringrazio per aver visto il video fino a qui. Mi raccomando, lasciate un like, commentate il video e condividetelo se volete. Ci vediamo al prossimo episodio.